Salve a tutti! Benvenuti alla nostra rubrica Sorsi di Cultura per valorizzare i tesori di terra del Vescovado. Oggi vi parleremo del castello di Brusaporto. Partiamo dal nome, Brusaporto. L'etimologia sarebbe legata ad una leggenda popolare che racconta della rivolta degli abitanti esasperati dalle continue angherie di un avido signorotto locale messo a rogo al grido «Brusa, porco!». Quello che rimane del castello di Brusaporto, posto al centro del paese, richiama ad una delle diverse fortificazioni della pianura bergamasca per difendere la retrostante valle del Serio e la città di Bergamo. Fu eretto con molta probabilità tra XII e XIII secolo. Appartenuto alla potente famiglia guelfa dei Rivola, non venne mai utilizzato come residenza, ma piuttosto come avamposto difensivo. Posto su un piccolo colle, appare come un rudere a causa delle distruzioni dovute alla lotta tra guelfi e ghibellini, culminata qui il 5 luglio 1380. Infatti, nella cronaca di Johannes Mozzi de Brembate si può leggere: Giacomo Pii, capitanio di Bergamo, et Giovanni Lisca, provisionato di Bernabò, Visconti, svaligiato Brusaporto, senza pietà la bruciorno, indi portatisi a Bagnatica, et mezzate, ruborno quanto mai le capitò alle mani. Altro evento riportato dalle cronache medievali è l'editto proclamato dal ghibellino Giovanni Castiglioni, con il quale si proibiva a chiunque transito o residenza nei pressi del castello. Non fu più ricostruito. L'abbandono, l'incuria e il passare del tempo gli hanno dato l'aspetto che vediamo oggi, ossia di una possente cinta muraria colonizzata da alberi e prati verdi. Ancora leggibili sono l'ingresso stretto e angusto, la grande cisterna e il pozzo. Il panorama sul borgo, sul vicino colle del Tomenone, sulla pianura, i monti e sui vigneti è impagabile. Due note curiose. Il 6 marzo 1956, un aereo Mustang dell'Aeronautica Italiana, pilotato dal 22enne sergente Mario Locatelli di Belluno, si schiantò contro il lato ovest del castello. Il pilota morì. Tra le pietre delle mura perimetrali ne è incastonata una particolare e misteriosa. È una scritta palindroma inserita in un quadrato a scacchiera, leggibile da destra verso sinistra e viceversa. Sator. Il blocco di pietra misura circa 50 cm, mentre la griglia con l'iscrizione 20 cm per lato. Lasciamo a voi la caccia al tesoro per ritrovare l'enigmatica iscrizione. Potrete rivedere questo contributo e tutti gli altri sul nostro sito terredelvescovado.it.